tutti e bentornati sul mio canale. Buon giovedì a tutti quanti. Allora, partiamo col contenuto di giornata. Sappiamo la notizia più importante a Roma in questo momento sono state le dimissioni di Sarri e facciamo un calcolo per quello che ha fatto Sarri negli ultimi 3 anni con quello che ha fatto Allegri. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente. Altra cosa importante, abbiamo un secondo canale di Quanti TV Extra dove lì parliamo di tutto tranne che di calcio e abbiamo anche dei canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. A proposito, continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e le iscrizioni. Per voi è tutto gratuito, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere. Più cresce il canale, più portiamo contenuti e più portiamo nuove format. Partiamo. Sarri e Allegri sulla panchina della Lazio e sulla panchina della Juve sono arrivati 2 anni e mezzo fa, tutte e due nello stesso estate. Sarri non era l'obiettivo numero uno della Lazio, però è stato preso. Invece Allegri sì. Il percorso, il primo anno Sarri arriva quinto, Allegri arriva quarto. Allegri, che aveva una rosa ampiamente più forte della Lazio, arriva quarto, arriva in Champions, va benissimo. Il percorso qual è stato? Che la Lazio è cresciuta, la Juve no. La scusa qual era del primo anno di Allegri? Che gli avevano venduto Cristiano Ronaldo, gli avevano preso, ok, benissimo. Però a gennaio era stato preso Cristiano Ronaldo, secondo anno in Europa, cammino bruttissimo della Lazio, prima fuori dell'Europa League, un po' fuori dalla Conference, però porta la Lazio in Champions, la Lazio arriva seconda, poi i soliti cantastorie juventini parlano del famoso gol non dato a Milik in Salernitana, Juve, se no la Juve sarebbe arrivata alla Juve seconda, però con il se, con il ma, ho sempre detto che non si va da nessuna parte, arriva seconda, porta la Lazio in Champions, complimenti, perché a inizio stagione non gli dava neanche nessuno un centesimo che la Lazio sarebbe andata in Champions, ha fatto un buon lavoro. Allegri, la prima parte della stagione fallimentare. Siamo usciti contro il Maccabi dalla Champions. 6 partite, una sola vittoria. È stata anche questa in un rischio che non ci ha fatto che non ci poteva fare qualificare al Mondiale per club. Perché non siamo riusciti a battere l'anno scorso anno il Maccabi per 2 volte, che non vinceva una partita di Champions da 20 anni. Non ci siamo. Secondo anno, seconda parte, perfetto, perché per tutta la porcheria che è stata data alla Juve ha fatto l'impresa a portare la Juve su terza. Bellissimo. Bel lavoro fatto. Invece la prima parte fallimentare. Quest'anno Sarri ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, ha capito che il problema è lui e si è dimesso. Ha deciso di lasciare sul piatto 8 milioni di euro, perché dimettendoti non prendi una lira. E in Italia non si dimette nessuno, però loro hanno detto, sono io il problema, me ne vado, vi lascio risolvere il problema. E chapeau, e chi lo prende in giro, il benzinaio, tutte queste meme, dobbiamo solo dire complimenti e chapeau, perché in Italia non si dimette nessuno. Dall'altra parte, l'Allegri pensiero che arriva, che doveva vincere lo scudetto, a oggi a dire che l'obiettivo numero uno della Juve è quello di entrare nei primi 4, quello che dice che dopo l'Atalanta abbiamo guadagnato un punto sul Bologna, perché quando le cose le dice Sarri viene massacrato, perché Sarri viene massacrato che non ha la stampa amica, Allegri no, anzi viene elogiato perché dice la verità. Sì, l'allenatore più pagato della Serie A dice che abbiamo guadagnato un punto sul Bologna e abbiamo lasciato l'Atalanta ai stessi punti. Da una parte c'è chi dice che il problema è l'ascia, dall'altra no. Poi ci sono i soliti cantastorie allegriani che su YouTube, nei loro servizi, dicono sì, ma la differenza è che la Juventus è seconda e terza e la Lazio no, è sesta. Però c'è una piccola differenza.
budget differenti, obiettivi davvero differenti, perché la Lazio non aveva l'obiettivo di arrivare nei primi 4 quest'anno, dobbiamo essere onesti, la Lazio non ha la rosa per arrivare nelle prime 4, la Juve sì. La Lazio ha fatto una Champions più che dignitosa, è arrivata addirittura agli ottavi, ha vinto contro il Bayern Monaco in casa e lì ha rimpianto, perché il Bayern Monaco era in 10, non ha chiuso la qualificazione a Roma. Poi a Monaco è finita 3-0, che è finita 3-0. Però è stata buttata fuori dal Bayern Monaco, non dal Maccabi Tel Aviv. Perché a oggi, in 2 anni e mezzo, ha fatto più Sarri, ha portato più lavoro, ha portato più sviluppo, ha fatto crescere più i giovani. Perché ogni volta che Allegri si deve riempire la bocca, abbiamo fatto debuttare più giovani possibile. Un conto è farli debuttare, è un conto farli giocare. Il Barcellona, che è il Barcellona più scarso degli ultimi 20 anni, ha buttato fuori il Napoli con un ragazzo di 17 anni, uno di 16, uno di 18 e uno di 20. 4 giocatori sotto i 20 anni. Non ha detto Xavi, abbiamo giocato con i giovani. Contro il Napoli gli mancava tutto il centrocampo, da De Jong, Gavi, Pedri. Noi che ci riempiamo la bocca, che abbiamo fatto debuttare i giovani, in ogni conferenza stampa Allegri dice devono crescere, l'età media è molto bassa, come una scusa. No, semplicemente devi fare giocare. No, Sarri ha voluto Rovella. Noi Rovella non l'abbiamo voluto, noi abbiamo sacrificato Rovella per prendere Paredes a 7 milioni e mezzo, però la sostenibilità, coloro che chiamano sostenibilità, prendere un giocatore in prestito 7 milioni all'anno, i cantastori dicono Allegri all'input della società di fare la sostenibilità quest'anno, non lo scorso anno, quest'anno, perché se era sostenibile non andava a prendere Di Maria 7 milioni, Pogba 10 milioni, Paredes a 10 milioni, Milik, non l'ho voluto io, l'ha voluto Allegri, e il Milik di oggi non si può vedere in Serie A, un Milik che Allegri è saltato per il gol, ma prima del gol non aveva fatto niente, e il problema è proprio questo, da una parte c'è un allenatore che dice sono io il problema, me ne vado, dall'altro che tutti hanno capito che oggi il problema è Allegri, continua a dire io ho un altro anno di contratto. Poche parole, uno rinuncia ai suoi 8 milioni e dobbiamo fare chapeau, l'altro per la sua arroganza continua ancora sulla panchina della Juve, lui che dice che si dimette non lo dirà mai perché lui è arrogante, lui crede di essere più della Juve, ma caro Allegri non sei più della Juve, nessuno può essere più della Juve, né al giocatore, né allenatore, né dirigenza, né presidente. E io mi auguro che a fine stagione si dividano le strade. Devi prendere i tuoi bei soldi, gliele danno. Però chi crede che il problema si fa da parte, chi invece sa che il problema invece resta, perché sa benissimo che la Juve è schiava del contratto assurdo fatto firmare da Agnelli ad Allegri. Perché tenere un allenatore per 4 anni a 7 milioni più 2 è un'assurdità pazzesca. Comunque, abbiamo visto in modi diversi, chi dice che è lui il problema se ne va, invece chi dice che capisce che lui è il problema oggi, che non, a oggi abbiamo visto che la Juve è in difficoltà e soprattutto Allegri non è riuscito a entrare nella testa dei ragazzi, di andiamo, addirittura non riesce più a motivare i ragazzi, quando va in conferenza stampa parla di età media, parla di età di molto giovane, ma soprattutto dice ancora una volta che lui ha un altro anno di contratto. Questa è la differenza, signori miei, continuate, abbiamo coloro che dicono che Allegri e Meglio hanno buttato merda su Sarri, ma Sarri è stato l'ultimo allenatore a vincere un campionato con la Juve,
E invece saltate allegri che mi dite: sì, ha vinto il passato, ma io ormai guardo il presente, perché ormai se guardi il passato, sì, ha vinto 8 anni fa, ma negli ultimi 2 anni 0 titoli comunque, e soprattutto in 3 anni la Juve non è stata mai, mai competitiva per lo scudetto. È un mio pensiero, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao! A proposito, ora che la Lazio ha cambiato allenatore, sarà dura affrontarlo. Ci vediamo alla prossima. Ciao!